Amici di Tech Different, vediamo come aggirare eventuali problemi software che potrebbero impedirci di usare parzialmente o totalmente il nostro Moto G5 Plus. Abbiamo a disposizione alcune alternative a seconda della gravità del problema che ci si presenta. La modalità provvisoria consente di avviare il dispositivo escludendo le applicazioni di terze parti. In questo modo è possibile verificare se eventuali problemi sono da ricondurre ad una di queste applicazioni, che quindi sono da rimuovere. Per attivare la modalità provvisoria, partendo dal telefono acceso, occorre premere il tasto di accensione e spegnimento. Toccare e tenere premuto il pulsante spegni sullo schermo. Premere OK quando viene visualizzata l'opzione riavvia in modalità provvisoria. A questo punto il telefono si riavvia e nell'angolo inferiore sinistro della schermata viene visualizzata la dicitura modalità provvisoria. Dopo aver fatto le valutazioni del caso ed eventualmente dopo aver rimosso l'applicazione o le applicazioni, basta riavviare il dispositivo per disattivare la modalità provvisoria. Se il dispositivo non risponde, possiamo tentare un riavvio forzato, tenendo premuto il tasto di accensione per 10-20 secondi. Questo procedimento non eliminerà alcun dato ed è necessario disporre di più del 5% di carica residua. Per le altre modalità occorre accedere al bootloader. Quindi vanno premuti contemporaneamente il tasto di accensione e spegnimento e quello di diminuzione del volume. L'operazione di cancellazione della cache eliminerà tutti i file temporanei che potrebbero causare o aver già causato un problema, ma non eliminerà i dati salvati o le impostazioni. A seconda della quantità di dati, la procedura potrebbe richiedere fino a 10 minuti. Per eseguire questa operazione, a telefono spento tenere premuti contemporaneamente il tasto di riduzione del volume e il tasto di accensione fino ad accendere il dispositivo. Premere il tasto di riduzione del volume fino a selezionare modalità di ripristino, Recovery Mode. Premere il tasto di accensione per riavviare il telefono in modalità di ripristino. Apparirà l'immagine di un robot con le parole Nessun comando. Tenere premuto il tasto di accensione. Bisogna toccare una volta il pulsante di aumento del volume e quindi lasciare il tasto di accensione. Usando i tasti del volume, selezionare Elimina partizione cache, Wipe cache partition, quindi premere il tasto di accensione. Selezionare Sì e poi confermare. Nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzato lo stato delle varie fasi del processo. Dopo aver ricevuto il messaggio cancellazione cache completata, nella parte superiore apparirà l'opzione Riavvia il sistema ora, da confermare sempre con il tasto di accensione. Se non riusciamo ad effettuare Factory Mode dalle impostazioni interne del dispositivo, è possibile procedere in quest'altra maniera, tenendo a mente che tutti i dati aggiunti allo smartphone dal momento che lo abbiamo preso in mano la prima volta saranno eliminati. Prima di tutto è bene quindi verificare di avere a disposizione tutti i dati dei propri account, compreso ovviamente quello di Google, che serviranno poi per reinstallare ed utilizzare le applicazioni. Per poter eseguire questa operazione è necessario avere più del 25% di carica residua. Quindi, a telefono spento, tenere premuti contemporaneamente il tasto di riduzione del volume e il tasto di accensione fino ad accendere il dispositivo. Premere il tasto di riduzione del volume fino a selezionare modalità di ripristino Recovery Mode. Come visto poco fa, premere il tasto di accensione per riavviare il telefono in modalità di ripristino. Apparirà l'immagine di un robot con le parole Nessun comando. Tenendo premuto il tasto di accensione, bisogna toccare una volta il pulsante di aumento del volume e quindi lasciare il tasto di accensione come fatto in precedenza. Scorrere tra le voci e selezionare Elimina dati, ripristino di fabbrica e confermare scegliendo Sì, elimina tutti i dati utente.
Vi invitiamo comunque a fare sempre riferimento al sito ufficiale di Motorola e dei forum collegati, che sono sempre fonte di ottimi consigli, e vi rimandiamo ai nostri prossimi video.